l'atteggiamento che ha il gruppo è sempre positivo, in che senso? Che tutti i giocatori, sia chi ha giocato di più, sia chi ha trovato meno spazio, stanno in una condizione psicofisica che si sentono protagonisti. Ed è una cosa molto importante, mettendo però sempre davanti allo stesso tempo gli obiettivi di squadra. Con buon aiuto ha giocato più spesso, io l'ho sempre definito un titolare aggiunto, perché ha fatto sempre bene, però ero convinto anche che Terrani, e l'avevo detto un mese fa mi sembra, che ci avrebbe trovato il suo spazio e ci avrebbe dato una grande mano. E come ero convinto di, penso anche a De La Fiore, che è un ragazzo fantastico, che lo chiami in qualsiasi momento della gara, è sempre pronto. Appunto a Belmonte, che ha trovato meno spazio, ma vedo come si allenano e quindi so che tipo di risposte. C'è una grande forza, che è quella che hanno una grande stima tra di loro, e quindi chiunque gioca si sente forte. Questa è una cosa positiva, non scontata, che non la ottieni con le chiacchiere, perché un conto è dirla, un conto è poi far sì che sia veramente vissuta e sentita. Ed è frutto di tutto il percorso di quest'anno, dove sei passato per le montagne russe, però dove anche nei momenti di difficoltà la squadra ha sempre reagito cercando di trovare soluzioni, non piangendosi addosso. Poi ci sono momenti che sono venuti più o meno bene, però con una grande voglia di risolvere problemi e di venirne fuori. E adesso è un gruppo molto mentalizzato, dobbiamo anche adesso non darlo per scontato, perché può essere che in questo momento della stagione fa caldo, si spende energie, e dobbiamo veramente continuare a ragionare così, dove ogni giocatore dal primo all'ultimo si sente protagonista e a seconda di come viene chiamato diventa protagonista. Poi lo so che il peso, uno, il derby spera sempre che di farlo tra bene, però l'analisi è molto più ampia, ecco. Certo, vogliamo far bene o non vogliamo perdere, poco ma sicuro, però come loro, poi dopo la partita vediamo che viene fuori. La partita guarda? Nessuna. No. Prego. Mi rimarrò pulito per la nostra. Allora, buongiorno mister, buongiorno. La luce di 26 ore al fischio d'inizio, ovviamente anche in virtù dell'ottimo risultato ottenuto al Cabassi, non con i soliti noti ma con giocatori che a volte hanno meno spazio, che però in qualche maniera hanno dato tantissimo. Il rientro di Pajac, quindi ha qualche dubbio ancora, non ce lo dirà mai, però oppure la formazione che è pronta? La formazione è abbastanza pronta. Poi speriamo non succede niente stanotte. Che atmosfera percepisce nello spogliatoio, di euforia, di attesa, di un po' di tensione? Beh, un po' di tensione c'è, ma è anche giusto che ci sia. Vogliamo far bene e quindi è giusto che si viva un pochino la partita con la tensione giusta. Poi sappiamo il momento che stiamo vivendo, sappiamo che però ancora non abbiamo fatto niente, non abbiamo raggiunto ancora niente, quindi vogliamo usare al massimo queste sei partite finali. Queste sei partite finali rimane invariata la nostra linea, che è quella di pensare a quella che deve venire. Quella che deve venire è molto importante, ha un'importanza di classifica e non solo, e quindi logico che è un pochino più sentita delle altre, ma come è giusto che sia. Giusto una curiosità. Ha pensato di andare microfono, per favore, Pietro, grazie. Ha pensato di andare a vedere la SIR in questi giorni, che sta vivendo un sogno a proposito di mentalità vincente? A me piacciono gli altri sport. Qua ancora non sono andato, perché poi sono diventato un po' troppo abitudinario qua sul campo. Però faccio i complimenti, perché stanno veramente facendo delle cose importantissime. È vero, la mentalità poi è una cosa che dove può anche imparare dagli altri, però mi sembra che anche i nostri hanno la bella mentalità, nel senso, sì, non ce la lamentiamo. Gli faccio i complimenti. E se riesco,
se trovo il tempo, no, il tempo, perché poi non si tratta di trovare il tempo, se riesco a organizzarmi vado anche a vederli, sì. Ma poi sono capace della squadra, però personalmente come... Come vivo io il derby? Male. Io sono tradizionalmente tranquillo, esatto. Ne darvi un po' meno, però mi fido e mi affido molto ai miei ragazzi. Da tecnico da giocatore, quali sono stati i tempi? Da giocatore benissimo tutti. Ma comunque quali erano? Cioè, sono facendo un po'... Beh, io ho fatto quello tra Salerno e Avellino, ho fatto gol dopo 25 anni. Ho fatto Samp e Genoa con tutte e due le squadre. Ho fatto Regina-Messina, che anche quello era bello tosto. Adesso da giocatore sicuramente ne mi dimentico anche qualcun altro. Ho fatto Parma, Bologna, Spal, vabbè, ma non sono diversi. Da giocatore e da allenatore, sei superstizioso, c'hai qualche rito? No, non tanto, sono abbastanza tranquillo, sì. Poi dopo qualcosina, ma non è determinante, ecco, è più un'abitudine, ma, non, ma neanche tanto, ecco, onestamente non... Qualcuno invece molto superstizioso. Io, se proprio devo fidarmi... Non lo vuoi dire? No, se proprio devo fidarmi, mi fido di uno che... Però che non va d'accordo con la scaramanzia, o uno o l'altro, cioè, quindi io spero, mi metto le mani di quello che dovrebbe essere più forte di tutti. Grazie signore. Salve.